Ciao a tutti amici di Io Risparmio, io sono Pasquale e in questo canale, come sempre sapete, affrontiamo la mia avventura nella ricerca dell'indipendenza finanziaria, che spero arrivi entro i 55 anni, anche se io ho già un piede nella fossa, non lo so se ci arrivo, però in questo video, come al solito, torniamo a fare le interviste dei miei colleghi YouTuber. Oggi abbiamo Karim. Ciao Karim, come va? Ciao, ciao Pasquale. Tutto bene, grazie. È da un sacco che non ci si sente, da maggio, giusto? Eh sì, lo dicevamo giusto poco fa. Esatto, è tantissimo, sembrano 6 mesi. Per fortuna che ti vedo almeno sui video su YouTube e riesco a Infatti, preservare un contatto umano ci tra hanno di messo noi. in lockdown anche su YouTube, secondo me, per questo. Noi Sì, ci vediamo solo a sì, sì. distanza. Allora, non so se hai mai seguito questo format. Diciamo che cerchiamo di farci un po' i fatti tuoi, scopriamo un po' più di te stesso, capiamo un po' delle tue opinioni, esperienze in alcuni ambiti. E per cui, prima di tutto, perché non racconti alle persone, magari tu. Vedo che stai avendo una bella crescita su YouTube, però, quindi ti conosce già un po' di gente, ma per quelli che non ti conoscono, chi è Karim, da dove viene, cosa fa adesso e dove vuole andare nel futuro? Sì, allora, vabbè, intanto la doverosa premessa di ringraziarti perché veramente sto qui sul tuo canale, sono tuo ospite in questa intervista. Sì, lo seguo sempre questo format. Ti volevo sicuramente ringraziare per È questo. un piacere. Per quanto riguarda me, in generale, io sono un ragazzo di 27 anni che abito più o meno a Roma e ho aperto anche io un canale YouTube come te, però più o meno recentemente, diciamo verso febbraio, ho aperto il canale. A meno di un video che avevo caricato in passato, eppure io sono interessato principalmente agli investimenti, alla finanza, alla crescita personale. Questi principalmente sono gli argomenti che tratto sul canale. E per quanto riguarda me personalmente, appunto, io sono un ingegnere informatico, quindi non ho un background finanziario in qualche modo. Mi occupo di quello in ambito lavorativo, però sono molto interessato, diciamo, al mondo degli investimenti, per cui parlo anche di questo. E diciamo che un'altra mia passione è sicuramente la crescita personale, di cui ho fatto ancora pochi video, ma che in futuro sicuramente cercherò di approfondire quanto più possibile. Ok, come ti sei approcciato a questo mondo di YouTube? Perché io, insomma, ho le mie motivazioni di carattere molto personale, però un giovane. Tu quasi hai la metà dei miei anni, non la metà, però insomma quasi, sei più giovane. Ti sei approcciato a questo mondo e ho visto che hai avuto una crescita veramente esplosiva. Tu, se non sbaglio, hai superato i 4.000 iscritti da poco. Per cui stai portando avanti un bellissimo progetto. Cosa ti ha portato ad approcciarti a YouTube e a voler condividere le tue esperienze nel campo della finanza o della crescita personale? Allora sì, intanto vabbè, grazie della crescita esponenziale, sì, è cresciuto per fortuna e sono contento di come sta andando in generale, cioè comunque è una soddisfazione ad ogni modo. Come ho iniziato? In realtà io sono sempre stato un consumatore attivo di YouTube, veramente al contrario dell'utilizzo della televisione che non ho mai particolarmente adorato, YouTube mi sono sempre trovato benissimo e sono ormai anni che veramente lo utilizzo al posto di qualunque altro social e di qualunque televisione. E quindi alla luce di questa cosa e alla luce di un'altra cosa fondamentale, che era quella che principalmente volevo avere un blog personale inizialmente, e l'ho aperto effettivamente lo scorso anno, ho aperto un piccolo blog personale, mi sembra si chiamava anche quello Investing Simple, o non, nemmeno mi ricordo più come l'avevo chiamato, e soltanto che sono durato un articolo. Ho scritto soltanto un articolo e poi non ce l'ho fatta, cioè non mi piaceva scrivere, non riuscivo a farlo. Quindi ho detto: oh, no, no, questo è sicuramente un buco nell'acqua al discorso blog. Però mi sono reso conto che in realtà a me piaceva avere un canale YouTube, però in quel momento non mi sentivo di espormi così tanto di fronte a una telecamera, di parlare io. Che comunque è una cosa che ad ogni modo è sicuramente sfidante per un ragazzo che non l'ha mai fatto. Quindi in quel momento non me lo sentivo, ho aperto inizialmente il blog, ho visto che era un buco nell'acqua e quindi poi dopo circa 3 o 4 mesi ho fatto il passo di iniziare, diciamo, con qualche video su YouTube. Infatti se hai guardato, non so se tu hai visto i primi video miei, veramente sono un disastro. Io alcuni Quindi sì. video ho visto che facevi cascare le cose, o ti cascava una lavagna, se non ricordo male, in un video, e tu censuravi l'epopea di parolacce che venivano dopo. E
Esatto. All'inizio veramente se, penso che chiunque voglia aprire un canale, se ce l'ho fatta io, ce la possono fare tutti. Cioè veramente io non avevo nessuna conoscenza in nessun ambito, né di editing, né di filmaggio, né mi sentivo particolarmente confidente a parlare di fronte a una telecamera. Quindi cioè veramente io ho iniziato perché avevo particolarmente voglia, però anche questo messaggio secondo me mi piace sempre darlo quando c'ho possibilità, che è molto secondo me importante. Se qualcuno vuole aprirlo, lo può aprire, cioè deve aprirlo, sia per tutti i benefici che poi ne può trarre da tutti, da tantissimi punti di vista, e sia perché poi alla fine si impara tutto nel corso della vita quando vuoi fare una cosa. E come mai hai proprio scelto questa tipologia di argomenti? C'è qualcosa che ti ha portato a parlare di questo, non so, delle esperienze personali, oppure è una passione che è nata così per caso e poi si è andata a sviluppare appunto nel canale YouTube? Allora, guarda, principalmente, ti ho detto, erano 2 o 3 anni che mi ero interessato agli argomenti di finanza personale, investimenti, avevo iniziato effettivamente ad investire. Uh-huh. E seguivo molti canali di finanza personale qui in Italia principalmente, e anche proprio in America, che sono quelli su di più e erano sicuramente, prima che iniziassimo anche noi, molti di più rispetto a quelli italiani, quindi seguivo molto questo argomento. E inizialmente pensavo che fosse qualcosa che sicuramente non vedevo molti canali che trattavano argomenti come quelli che mi servivano a me in qualche modo, soprattutto veramente per principianti, qualcosa veramente per iniziare, qualcosa proprio che aiutasse anche a prendere confidenza nell'iniziare ad investire, che secondo me è una delle cose più difficili poi da prendere. Allora ho detto, vabbè, forse questo argomento può essere interessante anche per qualcuno, e quindi ho iniziato anche su quello. Seppur magari, ti ho detto, mi piace anche la crescita personale, sicuramente in futuro magari porterò contenuti anche su quello lì, però oggettivamente sicuramente c'era un mercato, tra virgolette, disponibile su YouTube di non molte persone che trattavano alcuni argomenti. Io avevo iniziato e potevo iniziare a condividere la mia esperienza, quindi ho deciso di partire così. Poi il resto è stato tutto un divenire, in realtà, e sarà tutto un divenire. Beh, un evolversi continuo poi, in pratica, perché un po' come possiamo vedere, uno parte con un piede e poi magari mentre va avanti nel suo percorso comincia a vedere altre cose che possono interessare lui, ma anche le persone che ti vanno a seguire. Hai incontrato qualche difficoltà iniziale? Non so, per esempio io sono una persona che inizialmente davanti alla telecamera si sentiva molto timido a dover parlare a un pezzo di plastica con una luce che lampeggia. Tu hai trovato difficoltà di questo tipo all'inizio, oppure avevi già, non so, esperienze di altro tipo che ti hanno semplificato un po' la vita da quell'ambito? No, proprio per niente. Infatti, come te, assolutamente, all'inizio mi ricordo i primi 2 o 3 video ero partito sicuramente molto carico e c'avevo un sacco di, c'avevo tutte le idee su quello che volevo dire, e magari mi ero preparato benissimo e quindi sono riuscito magari a farle abbastanza velocemente. Però per gli altri, soprattutto prima che dessi una struttura al mio lavoro, cioè prima che iniziassi magari a scrivere uno script prima di registrare un video, magari a rileggerlo per ricordarmi bene quello che dovevo dire, nella prima fase è stato un disastro, cioè ogni frase la registravo 50 volte e poi le 49 dovevo tagliarle perché comunque balbetto, poi mi dimenticavo quello che dovevo dire, cioè sicuramente la prima fase è quella più turbolenta, però è anche la più divertente, perché poi la curva di apprendimento è proprio forse nella prima fase che è quella più alta possibile, quindi anche da queste esperienze un po' provanti all'inizio poi uno sviluppa quella confidenza un pochino, e anche quello stare a proprio agio davanti a una telecamera. E poi sapere anche, avere la consapevolezza che, per quella penso arrivi dopo, che oltre a parlare davanti a una telecamera poi dall'altra parte sono 100, 200, 300 e poi crescono 1000, 2000, 4000 persone che seguono quello che dici, per cui entra in funzione anche una specie di trigger che ti dice che stai dando delle informazioni e comunque le dovresti dare con una certa responsabilità a chi ti va a seguire. Almeno per me è stato così. No, assolutamente. Ci sono tutte queste dinamiche che sembrano scontate, mi rendo conto che magari soltanto per chi segue non se ne rende conto, però comunque l'esposizione di fronte a 1000, 2000 persone, nel caso migliore magari
che un video va bene e nessuno può sapere se un video poi alla fine va bene o non va bene prima di caricarlo, quindi sì, ogni video potenzialmente può essere quello buono, però è veramente, sicuramente sì, provante da certi punti di vista, ma in senso positivo, che comunque ti porta a cercare di fare quanto meglio possibile e di anche essere quanto più affidabile possibile, perché poi le persone magari si fidano e giustamente vogliono che diamo informazioni giuste e valore comunque ai nostri contenuti. Tu in questo percorso, come dicevo proprio all'inizio del video, hai avuto una crescita iniziale che è stata molto ma molto importante, perché solo da febbraio e sei già al di sopra di 4.000 iscritti. Cosa pensi che ti abbia differenziato da altri youtuber, ad esempio come me, che magari ho cominciato anche prima, o comunque come altri colleghi che in questo momento magari sono più avanti di te, comunque ti abbia aiutato ad avere questa crescita? Quali sono i parametri che magari hai impostato nel tuo modo di esporre, di registrare, di creare dei contenuti, che ti abbia dato possibilità di crescere così velocemente? Ma guarda, io penso che questo è un discorso che non solo, secondo me, vale per me, che vabbè sì, bene o male ho avuto una crescita sicuramente importante, per fortuna, nel corso di questi mesi, però su YouTube ci sono soprattutto argomenti e video che funzionano e che vanno bene, a cui le persone sono interessate. In particolare, forse, cioè, a me alla fine non credo che i contenuti siano stati di una qualità maggiore rispetto agli altri, o comunque siano stati veramente, io ero di un altro livello perché magari avevo delle abilità di video editing o di veramente come una persona che sapeva già parlare di fronte alla telecamera, quindi io non avevo nessun tipo di abilità. Secondo me l'unica cosa che è stata un po' la discriminante in generale tra i canali che vanno magari crescono leggermente più velocemente e quelli che crescono più lentamente e poi gli argomenti che trattano e quanti video effettivamente funzionano di quelli che fanno. Se il video funziona e comunque comincia a essere mostrato a tante persone, bene o male, se dai informazioni corrette, se sei esaustivo, se dai valore a quello che dici, secondo me crescono tutti i canali. È un po', anche se vogliamo, una variabile, sì, in parte di fortuna, in base al video che va bene, in parte uno cerca di scegliere sicuramente gli argomenti che sono più ricercati e che piacciono di più. Ok. Ti senti un po', da quando hai cominciato questa avventura, perché per me più o meno è così, ti senti un po' imprenditore, magari non vero e proprio l'imprenditore nel senso generico del termine, ma imprenditore di te stesso, cioè tu stai facendo qualcosa che per la tua persona, per quello che stai costruendo, è imprenditoria? Sì, 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 assolutamente, ho riscontrato anche io questa cosa qua e soprattutto la riscontro ogni qualvolta devo fare qualcosa e non c'è nessuno che me lo dice che cosa devo fare e quando devo farla, però so che devo farla, quindi cioè, sapere che c'è qualcosa che devo fare, che è un mio investimento, che è per me, per la mia crescita in senso tra virgolette anche professionale se vogliamo, e il dovermi essere tra virgolette padrone di me stesso, cioè è sicuramente una cosa che te ne fa rendere conto ma fa anche piacere, a dire la verità, cioè mi piace questo percorso così, è stato anche volontaria tra virgolette come cosa. Non ci speravo in realtà all'inizio sicuramente di raggiungere chissà qual è il risultato, soprattutto nel breve termine, però sapevo che sicuramente si poteva fare, non è che era una cosa che non si poteva fare, quindi era solo una questione di sicuramente perseveranza e continuare a provare magari nuove cose. Ok. Però sì, 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 ho riscontrato pure la stessa cosa. Invece dal punto di vista, tu come me investi in diverse aree, in diversi settori, ma sei anche un risparmiatore, sei una persona che inclina al risparmio oppure diciamo investi il giusto partendo dal presupposto che tieni una parte ben fissa di quello che guadagni? Oppure quello che, cioè, se ogni giorno dici questo lo posso risparmiare, lo posso investire, lo fai senza preoccuparti di avere una, diciamo, una percentuale fissa? Guarda, io ti dico, io sono partito da lì proprio. Io sono partito dal fatto, da una famiglia molto conservativa in generale. Okay. Io ero e sono ultra conservativo, a meno di poi qualche soddisfazione che magari mi voglio togliere, però in generale
veramente sono un risparmiatore accanito in qualche modo, e è tutto partito da lì, perché poi risparmiavo e a un certo punto mi sono reso conto durante il primo anno di lavoro che risparmiavo e non sapevo però che ci dovevo fare con quei soldi. Ah, dicevo, vabbè, ma mo che ci faccio? Cioè, non so che fare. E quindi poi da lì ho iniziato a leggevo già, però ho preso il primo libro che ha fatto un po' da trigger proprio a tutto quanto, ha acceso la fiamma, se vogliamo, mm-hmm. E poi da lì ho iniziato un po' a interessarmi a tutte queste cose qua. Però sì, assolutamente sì, sono un risparmiatore e penso che oggettivamente sia anche importantissimo. Cioè, uno può essere bravissimo nel mondo degli investimenti, assolutamente può fare delle ottime performance, ma effettivamente, cioè, la differenza sostanziale la fa quanto riusciamo a mettere da parte e ad investire. Mm-hmm. Sì, sono d'accordo. Poi provengo da una storia in cui io investivo nello spendere, per cui più prendevo, più spendevo. E capire come ci sia gente, per esempio come te, che già da giovane età riesca a comprendere quanto sia importante avere una base di money management dall'inizio, fa molto piacere. E più o meno è quello che vorrei trasportare come esperienza adesso alla belva umana che sta dormendo, però quando piange sembra Godzilla. Si dice sempre che una persona dovrebbe avere più fonti di reddito, appunto per calmierare le possibili problematiche che si possono verificare. Ad esempio, io e te lavoriamo, però se perdessimo il lavoro, qualche toppa l'avremmo. Tu hai avuto modo già di diversificare le tue fonti di reddito, oppure ci stai lavorando per poterlo fare? Ma sì, assolutamente. Penso anche io che sia veramente molto importante, anche perché oggettivamente anche gli investimenti, se vogliamo, possono essere ritenuti come una fonte di reddito, però chiaramente quante più fonti di reddito si hanno, tanto più sia uno può stare sereno in qualche modo, perché sa che volendo, anche se un mese c'è lockdown in tutta Italia, magari uh-huh. riesce comunque a pagare quelle bollette con le altre fonti di reddito, e sia comunque poi magari di incrementare il proprio patrimonio e ambire a qualunque cosa poi uno voglia in generale, sia a comprarsi il suo desiderio più grande oppure a smettere di lavorare come fanno moltissimi, non lo so, però sicuramente ne colgo il valore di avere più fonti di reddito. E anche io assolutamente, quando ho iniziato il blog e quando ho iniziato il canale YouTube, una sicuramente delle cose nel mirino era anche quella lì, nel senso, se riuscirò a monetizzare quello che faccio, il mio lavoro, tanto di guadagnato, assolutamente sono contentissimo. E infatti per ora, dopo la monetizzazione, assolutamente sono proprio contento. Quindi ho iniziato, diciamo, sicuramente a diversificare sia tra gli investimenti, il lavoro dipendente, YouTube, poi le affiliazioni, chiaramente tutte le cose correlate al mondo di YouTube. Quindi sicuramente sì, e penso che sia assolutamente molto importante per chi ha voglia di farlo. È assolutamente anche quello da iniziare subito con tutti i mezzi possibili. Ok, visto che l'hai ripetuto qualche volta il blog, hai mai pensato di riprenderlo oppure non fa proprio per te? No, guarda, ti dico la verità, dopo il canale YouTube non ho più pensato di riprenderlo, ma sia per una questione di tempo, perché veramente, seppur io, al contrario tuo, che assolutamente ammiro la tua dedizione, non so come fai, però io lo stanco faccio... però io mi stanco molto, però io già con un video io faccio soltanto un video a settimana, e già quello mi richiede un sacco di lavoro, poi oggettivamente on top, diciamo, a tutto poi il lavoro dipendente che faccio, quindi già questo qua è sicuramente time consuming in qualche modo. Se dovessi aprire anche il blog, sicuramente avrei bisogno di essere full time, tra virgolette, su queste cose qui, quindi okay. Ad oggi no, ancora non ci ho pensato. Magari in futuro sì, se sicuramente, se svilupperò anche capacità di scrittura decenti, mi viene da dire, probabilmente magari mi piacerebbe anche averlo, perché secondo me è anche utile a livello personale avere un blog e scrivere, quindi sì. Beh, se ti posso dare un consiglio, c'è una funzione di Word che si chiama Write to Speak, se non sbaglio, cioè tu parli al microfono e in automatico Word scrive quello che stai dicendo, quindi devi solo correggere, diciamo, la parte, gli errori ortografici. E l'ho usato molte volte quando ero in procinto di, ancora poi l'ho lasciato adesso, di scrivere il libro. Qui potrebbe essere un'idea per scrivere l'articolo più velocemente, detti, e lui scrive.
ti stai così. Sì, sì, sì. Potrebbe essere. Al momento, vabbè, io ti seguo sul tuo canale, per cui lo so, però per chi non ti conoscesse, quanti investimenti hai attivo in questo momento? Come hai diversificato? Allora, principalmente ad oggi ci sono tre parti, macro parti nel mio portafoglio, e sono quella, diciamo, di investimenti azionari, in cui faccio proprio stock picking e prendo alcune azioni e le metto nel portafoglio. Uh-huh. E un'altra parte, che è quella più corposa, se vogliamo, è quella sicuramente di ETF, e in cui ho un piano di accumulo su Moneyfarm. Vabbè, questo tu lo sai, lo sapranno tutti quanti. E quella lì è la parte più corposa, e poi c'è una terza parte, che è quella che è partita per prima, in realtà è quella di investimenti nel crowdfunding immobiliare e nel peer-to-peer lending, principalmente in piattaforme inizialmente solo estere. Piano piano sto un po' portando il portafoglio verso piattaforme italiane. Però queste sono principalmente le tre macro aree. Ok, in termini partite anche percentuali, più o meno come sono diversificate? Cioè, allora, questo precisamente in termini percentuali non lo so allo stato attuale, perché è molto incrementale come cosa, e non sono partito con un obiettivo preciso. Okay. Su quanto ognuna dovesse ricoprire. È partito prima il piccolo investimento, poi ho iniziato col piano d'accumulo, poi ho iniziato col portafoglio azionario. Secondo me, se escludiamo la liquidità da tutto ciò, chiaramente, però parliamo sicuramente dell'80% di piano d'accumulo. Okay. e 10-10 su crowdfunding. Okay. Peer-to-peer e azioni, principalmente. Qualcosa del genere. Veramente mi sto inventando i numeri, però... Diciamo che in massima è così. In linea di massima è così, assolutamente. Sì. Soprattutto la parte più grossa è quella del PAC. Sì. Perché è là che mi sentivo inizialmente più confidente, sicuramente, ad investire, una volta che avevo capito il valore, principalmente così. Penso sia anche, ad oggi comunque, penso che sia uno degli strumenti più efficaci, che richiedono meno sforzo oggettivamente, perché poi se no lo stock picking richiede comunque uno studio approfondito e un sacco di lavoro dietro. Mentre anche, da una parte, anche forse le piattaforme sono passive, perché sono passive, però bisogna starci dietro, perché abbiamo visto che non è sempre semplice individuare piattaforme che magari sono buone e che fanno al caso nostro. E che sono trasparenti, molte volte alcune non lo sono affatto. Quindi sì. Principalmente preferisco tutti quanti il PAC, però per ora c'ho anche questi due, sia per diversificare, sia perché comunque mi piacciono e mi diverto con entrambi, a dire la verità. Che poi l'importante è anche quello, cioè trovare qualcosa che ti piaccia, che ti faccia divertire, ma allo stesso tempo che possa portare dei profitti nel lungo termine, con un rischio che sia correlato più o meno con le tue con la tua prospettiva di poter avere un rischio oppure no. No, sì, assolutamente. Infatti, cioè, se capisco che se avessi voluto fare rendimenti stratosferici, non avrei probabilmente optato per l'80% sul piano d'accumulo, perché chiaramente, cioè, non è quella la formula vincente. Sì. Mi sarei dovuto mettere lì tutti i giorni a studiare un'azienda diversa, a guardarmi tutto un indice, o a cercare stock screener su stock screener e cercare le migliori aziende, magari. Sì. Questo non è il mio obiettivo ad oggi, sicuramente. Cioè, preferisco avere rendimenti più bassi, tra virgolette, nella media, o magari superiori alla media sicuramente, però senza diventare un lavoro effettivamente. Sì. Almeno per ora. Poi in futuro non si sa, però per il momento ovviamente tu pensi sia meglio fare così, anche perché Moneyfarm, così come altri Robo Advisor, offrono un servizio che è pressoché unico, nel senso che tu scegli il tuo grado di rischio, la tua percezione di rischio, e poi loro investono i tuoi soldi in una determinata maniera che si possa adattare a quella che è la tua propensione al rischio. Qui è una cosa molto, ma molto buona, soprattutto magari per chi parte, ma anche per chi è esperto e vuole dedicare una parte del proprio portafoglio ad essere, diciamo così, utilizzato in maniera passiva. No, sì, assolutamente. Poi la scelta di Moneyfarm, ma io non dico nemmeno che uno deve per forza iniziare con quello, cioè assolutamente, ognuno, anzi, meglio, se uno si sente confidente a iniziare a comprare magari un ETF da solo, che non è chissà quale acquisto difficilissimo da fare, a scegliere un ETF, se uno si sente un po' confidente, c'ha un po' di tempo da dedicarci e magari non ha capitali enormi all'inizio che vuole investire tutti quanti insieme, magari si può permettere
di anche imparare con questo processo, io dico è ancora meglio, uh-huh. È ancora meglio rispetto che magari comunque pagare commissioni e delegare la responsabilità a qualcun altro senza poi acquisire nessuna conoscenza. Viceversa, se uno dice guarda, a me degli investimenti non me ne importa niente, ho capito che c'è un valore dietro e che mi possono portare da qualche parte, però non me ne importa niente, allora a quel punto dico ok, fai bene a darlo a qualcun altro, perché non puoi fare tu, è chiaro. Beh, sì. Tu sei una persona precisa e ligia nella tua routine giornaliera, oppure ti alzi la mattina e dici oggi faccio questo? No, guarda, è da sempre principalmente che ci tengo un sacco, soprattutto alla routine, okay. Alla mia routine, che sia quella mattutina e sia un po' proprio a... Io tutti i giorni ho una to-do list principalmente delle cose che devo fare. Sono appunto, forse un po' da appassionato della crescita personale, da questi argomenti qua, mi piace comunque anche stare dietro a tutte queste cose qua, e penso che effettivamente siano molto efficaci in generale, e queste piccole cose poi alla fine sono quelle che nel lungo termine fanno la differenza. Quando uno riesce a organizzarsi bene, a stare bene, a vivere serenamente, secondo me poi nel lungo termine ci sono soltanto guadagni, diciamo, da tutto ciò. Viceversa. E utilizzi qualche... Tu mi dicevi hai una to-do list, utilizzi qualche app oppure hai la tua agendina cartacea in cui segni le cose? Ma no, utilizzo un'app che si chiama, mi sembra, Todoist o qualcosa Todoist, del genere. Sì, Todoist. E principalmente utilizzo solo quella. Ho provato con Notion, che è diventata particolarmente famosa recentemente, però ancora non l'ho presa sul serio, perché poi è molto esaustiva e bisogna impararla, quindi non ci ho sprecato ancora tanto tempo dietro. Però più tempo a impararla che a usarla poi. Esatto, cioè, ci vuole una giornata di lavoro solo per capire cosa si può fare con quell'app, quindi diciamo che per ora è ancora lì accantonata, però sicuramente in futuro mi piacerebbe approfondirla anche per coltivare eventualmente altre abitudini che possono essere come la scrittura. Su quelle applicazioni sono molto molto buone, anche tra virgolette il budgeting sicuramente è un'altra cosa che magari può essere utile fare da lì, e invece adesso faccio in maniera grossolana su Excel proprio. Io pure ho provato app, ma mi trovo meglio con Excel, devo essere sincero, anche perché poi tu avevi visto il video sui due siti che uso per fare corsi. Sto cercando di approfondire Excel perché ho capito che usarlo bene e approfonditamente dà enormi vantaggi nel fare tantissime cose che all'occhio dell'utilizzatore comune non si vedono. No, è vero, assolutamente. Io, guarda, per fortuna mi viene da dire che lavorando nel settore di analisi dati, prettamente, il primo lavoro che ho fatto era veramente atroce, però mi facevano usare solo Excel e quindi facevo solo quello dalla mattina alle 9 alla sera alle 8, quindi cioè, non c'era chance, dovevo impararlo per forza, quindi da una parte è stato anche sicuramente molto utile, sì. Però no, assolutamente contiene tante di quelle formule che io non pensavo neanche si potessero scrivere così tante formule una presso l'altra, no, sì. Senti, se una persona, diciamo come te, che tu dicevi se ci sono riuscito io ci può riuscire chiunque, su YouTube volesse cominciare, cosa pensi che debba avere come come si dice, come dei doti particolari per poterci riuscire? No, appunto, secondo me in generale, cioè, non serve, che non c'è un'abilità innata che hanno gli YouTuber o che comunque bisogna avere per iniziare un canale YouTube. Secondo me, veramente, se uno vuole farlo con la dedizione e magari è veramente interessato ad un argomento e può aiutare qualcuno, oppure portare intrattenimento, fare qualunque cosa, effettivamente basta, cioè, si possono trovare centinaia e centinaia di esempi di ogni tipo su YouTube, anche veramente chi insulta soltanto altri è comunque riuscito ad aprire un canale YouTube, quindi, cioè, veramente basta un'idea spesso, e basta magari, ma nemmeno un'idea, una passione, un qualcosa di cui si vuole parlare, e un po' di coraggio, che secondo me è quello che magari è la cosa più difficile tra virgolette da trovare, perché spesso quando sei su YouTube e in generale ci si espone al giudizio altrui a 360 gradi, soprattutto quando ci sono 1000, 2000, 3000 persone
è più probabile che qualcuno di questi possa giustamente non piacerti, o no, cioè tu non piaci a lui, quindi oggettivamente ci si espone a questo rischio, ci si espone al fatto che potenzialmente qualcuno può, non lo so, insultarti o comunque dirti qualcosa di non carino. In generale, per fortuna, nella nostra nicchia secondo me non c'è particolare odio tra... C'è astio ma non c'è odio. Però diciamo che secondo me l'unica cosa da superare, o comunque l'unico consiglio che secondo me è utile, è quello di veramente mettere da parte il giudizio altrui e concentrarsi poi sull'unica cosa che magari, l'unico investimento che stiamo facendo per noi stessi, indipendentemente da chiunque altro. Se uno vuole farlo, lo fa. Basta. Come diceva Yoda, cioè, come diceva, aspetta... aspetta, dipende da quale scelta. Essere, quella che dice essere o non essere, no, fare o non fare, non mi ricordo. Non c'è provare, fare o non fare, sì, non sì, qualcosa del genere, magari la scriviamo, la scrivo qui sotto nei commenti perché non me la ricordo adesso, però comunque quello lì è. Il concetto è quello, nel senso non puoi metterti lì e cercare di fare le cose, o le fai o non le fai, la via, esatto, di mezzo non deve essere, sì, effettivamente è un ottimo spunto, perché molte persone partono e dicono vabbè, io ci provo, se ce la faccio, se no fa niente, mentre chi ci riesce vedo che è una persona che solitamente dice no, questa cosa la faccio così, punto e basta. Anche se arrivano le critiche, come a me ne arrivano tante di questo tipo, ma io sono contento perché lo ammetto, e sono marchettaro, metto un sacco di link affiliati sotto i miei video e mi dicono lo fai per i soldi. Sì, e beh, per cosa dovrei farlo? Porto avanti una passione, però ovviamente cerco di monetizzare la passione. Penso che sia come se tu dicessi a un panettiere, non metti la pubblicità del pane che vendi là fuori, perché sennò sei un marchettaro. Almeno quello è il mio punto di vista, non so come la vedi tu. No, chiaro, cioè uno non è che fa il pane e poi lo mangia sempre da solo, o dovrà pure dare a qualcun altro. Deve pagare, cioè, quello è chiaro. Poi nessuno mette in dubbio l'onestà delle cose, nel senso che assolutamente non è che uno si mette a mentire. Cioè, secondo me la discriminante di questo discorso qua sta nel fatto di quando uno fa qualcosa che è soltanto indirizzato a quello, e quindi lo fa a scopo veramente quasi di lucro, mi viene da dire, e quando invece uno lo fa in buona fede e effettivamente magari crede a quello che sta dicendo e non lo sta facendo esclusivamente per monetizzare o per fare altro. Secondo me è solo quella veramente la discriminante, e io personalmente preferisco la seconda versione e cerco di adottare solo quella. Sì, portare quelle cose che tu hai utilizzato, magari che presumi siano buone, e non portare qualsiasi cosa solo perché ti danno qualche soldino, perché ovviamente si sa che quando si arriva a un certo numero, poi chi arriva a 100, 200 mila iscritti, le aziende vanno lì a bussargli tutti i giorni offrendo soldi per fare qualcosa. Però se uno screma e dice questo in linea con la mia etica e questo no, secondo me non ci dovrebbero essere neanche critiche. Però comunque si sa che dietro una tastiera di leoni ce ne sono tanti. Prima di chiudere questa intervista, volevo chiederti se hai progetti futuri, nel senso, tu hai il tuo canale YouTube, ma hai già in mente qualcosa per il futuro, non so, investire in un tuo progetto personale? So che molta gente quando diventa un grande YouTuber fa la propria startup, lascia il lavoro, tu hai qualche di questi progetti in mente, oppure per il momento stai solo pensando alla passione e basta? Allora, guarda, questo periodo proprio non ho messo in cantiere e non mi sono nemmeno focalizzato a pensare se ci sono molte altre attività che voglio magari sviluppare in futuro, soprattutto perché già ne sto portando avanti una grandissima che ho annunciato qualche mese fa, e sto andando via di casa, principalmente sto andando a vivere da solo. Uh-huh. E già questo è stato veramente una spina nel fianco, mi viene da dire, è stato molto oneroso in termini di... psicologici, tra virgolette, di lavoro anche da fare, quindi è stato sicuramente provante da questo punto di vista, e mi sono concentrato effettivamente soltanto su questo qui. Uh-huh. Allo stato attuale. E magari quello che dico sempre riguardo il lavoro è che ad oggi non sto facendo questo per lasciare il mio lavoro da dipendente, perché ad oggi veramente mi piace quello che faccio e mi diverto io al lavoro. Okay. Quindi cioè non ne vedo il motivo, fino a quando posso portarle avanti come due attività parallele mi fa assolutamente piacere, perché ho studiato per qualcosa che comunque poi ad oggi mi piace fare. Uh-huh. Quindi nulla toglie che in futuro sicuramente
potrei, non lo so, appunto riaprire il blog se vuoi aprirlo, oppure fare un corso, anche se non sono un grande fautore dei corsi online perché non l'ho nemmeno mai seguiti effettivamente. Quindi non lo so, non, cioè, oggettivamente idee concrete da mettere a terra non ce l'ho adesso, però vediamo. Per il momento vai avanti con quello che è adesso, perché sono due cose che ti piacciono ed è semplice portarle avanti, cioè semplice, è fattibile portarle avanti in maniera contemporanea. Sì, sì, ma perché penso anche io oggettivamente, a me piace essere focalizzato su una cosa, due cose e cercare di farle però quanto meglio possibile. Se comincio a fare tante cose poi non ne faccio bene nessuna. Quindi meglio farne una, portarla a crescere bene, avviarla, magari proprio veramente quando mi ha stancato oppure non lo so, non richiede più il mio sforzo e quindi ho bisogno di nuovi stimoli, magari posso fare qualcos'altro, però sì. Fino a quando ho energie chiaramente limitate come ogni essere umano voglio concentrarmi su queste qui. Perfetto, anche perché poi ognuno ha la propria vita personale, soprattutto tu che hai 20 anni meno di me, la sera magari un giretto con gli amici fa piacere farlo. Ma guarda, sì, assolutamente, quello che cerco anche di far trasparire e che vorrei far trasparire è in generale sì, gli investimenti, i soldi, le fonti di reddito, tutto quanto, però oggettivamente il mio cuore rimane sempre il fatto che poi devo essere sereno io e devo fare quello che mi piace effettivamente, cioè non c'è niente che vale il prezzo del tempo che io ci dedico, a meno di quanto sia questo prezzo. Anche perché poi smette di essere una passione e comincia a diventare un'ossessione, molto probabilmente. Esatto, esatto, sì, sì. Va bene, è stato un vero piacere averti qui, era tantissimo tempo che non parlavamo, diciamo così, vis-à-vis, magari in futuro di fare qualche altro video assieme. Senza levare sì, tutto il tempo, perché ma figurati, sei impegnatissimo. Per chi ovviamente... quelle poche persone che non conoscessero Karim, lascerò il link del suo canale qui sotto in descrizione. È stato un piacere e ragazzi, anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao Karim, ciao a tutti. Grazie, grazie Pasquale. Ciao, ciao a tutti.